Ciao, sono Gisa Giosi e questa sera volevo fare il tutorial di questo tubolare, questo qua, che viene fuori dalla prova di un tubolare che non mi è riuscito, però è venuto alla fine questo che è molto carino. È fatto di 10 catenelle, ecco qua, non so se si vede bene, e uno può tenere dei pezzi lunghi come vuole, per cui può farne alla fine un braccialetto, una parte, una seconda o tutta intera di collana, e poi mettere con l'ago perline o strass, quello che vuole, perché io l'ho fatto in particolare. Adesso vi dico come procedere. Una cosa devo dire, è importante che, poiché si inizia con 10 catenelle e poi, come ho fatto io così, con questo filo che avevo e con questo che uncinetto che ho, col quale lavoro bene, bisogna stare attenti a non saltare nessuna catenella, in quanto poi il tubo si restringe e non è una cosa difficile. Capita spesso, e poi bisogna naturalmente risfilare. Allora si deve infilare in questo modo. Andiamo innanzitutto alla fine, all'inizio del lavoro, ricongiungiamoci, cioè, perché mi pare che qui non stiamo esattamente in quella posizione. Allora, un'altra catenella, e questo è l'inizio. Si vede bene che è l'inizio perché è particolare, sopraelevato. Allora, va infilato l'uncinetto nelle catenelle che fanno il bordo del lavoro, e piano piano diventa un tubo, insomma. Vediamolo insieme. Così, per esempio, si infila così. Ancora quest'altra qua, proprio diciamo alla fine della catenella, perché è molto più come in un buco, si infila, insomma, così. Ancora così. Ecco, l'altra catenella si infila così, si infila anche qui nella stessa maniera, in tutte quante è la stessa cosa. Ecco l'altra, e torniamo all'inizio, credo, del lavoro, perché ci sta. No, eccoci, ancora no. C'era il filetto e mi sono ingannata. Allora, ecco, ricominciamo adesso, per cui si infila sulle catenelle del bordo, come vedete, qua proprio verso la fine. Allora, aspettiamo un attimo che c'è questa prima. Così, infiliamo però bene nella parte più stretta della catenella. È incredibile, ma è così, qua dove si incrociano più fili, così, ancora così, poi ancora, come vedete, è il bordo del lavoro, che poi piano piano diventa prima una coppetta e poi logicamente un tubo come quello che vi ho fatto vedere, e nel quale si può infilare di tutto per renderlo più rigido, oppure niente, lo si lascia così, con un piatto, oppure si può rifinire con strass, con perline, e ne viene fuori, insomma, un lavoretto, un gioiellino, come devo dire, così. Ancora, filati bene, così, ripeto, attenzione a infilare bene, perché inganna nella maniera che ho appena detto.
Allora, così. 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 Ecco qua. Andiamo avanti. Così. 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 Un attimo. Ecco, infiliamo qui, a questo punto. Andiamo avanti. Ancora e andiamo avanti, ancora e procediamo, va bene? Così, questa è fatta, no, si infila bene così, ecco, in questo modo filo. Ecco, questa è la più vicina, poi ancora un'altra, la vedo qua, poi ancora qua, altra catenella, ancora, ancora. Ancora, ancora, prendiamo filo. Allora, riprendiamo il lavoro come abbiamo detto dal bordo. Si lavora sul bordo infilando qua, in questo punto della catenella, non dove ci pare, insomma. Ancora. Poi così. Ancora. Ancora, ancora, vedete com'è? Si infila qua, ma nello stesso tempo si riprende il filetto sotto. Allora, in mezzo alla catenella. Poi si prende il filetto sotto, sempre per due, nella catenella, ma compreso il filetto sotto, ecco, nella catenella, compreso il filetto sotto, nella catenella, compreso il filetto sotto, ancora, ecco così, nella catenella, compreso il filetto sotto. Nella catenella così, ecco, compreso il filetto sotto, se no non viene bene il lavoro. Nella catenella così, Poi la successiva, è logico, non stiamo lavorando il punto gambero, così. Dunque, vediamo di prenderle tutte, perché se mi fa quello scherzo, mi arrabbio. Ecco così. Magari ogni tanto vale la pena ricontarle. Devono sempre tornare il numero di 10, giusto? Allora, ancora qua. Ancora qua. E via. Eccoci, catenella e filetto. Allora, aspettiamo, vediamo un po'. Vedete? Comincia a vedersi qualcosa? Per ora è una coppetta, poi diventa il tubo che abbiamo detto. Eccolo qua, eccolo. E ecco le catenelle
dentro le quali, anzi, più in là, già adesso, possiamo mettere il lavoro appiattito una parte all'altra, così si individua meglio la catenella nella quale infilare e il sotto. Allora, così. Ci siamo, non ne lascio nessuna. Allora va bene così. Ti pareva? Va bene? Così. No, lascia stare. Riandiamo a capo. Ecco qua. E via. Ecco la prossima. Vedete? Catenella. Il filo sotto, catenella e filo sotto, catenella e filo sotto, sempre la stessa tiritera. Ancora, adesso appiattiamolo così, è meglio così. Avanti uno, poi l'altra, poi non ne saltiamo nessuna, così, quest'altra, ancora, qua mi sembra che, no, va bene, questa va bene almeno, questa qui piccola. Poi è successo qualcosa qui, ma rimediamo perché prendiamo questo e questo insieme. Ancora. Che cosa ho detto? I fili sono fatti per intrecciarvi il lavoro. Si intrecciano tra loro, litigano e poi si intreccia il lavoro per noi. Allora, così mettiamolo piatto, come dicevamo, così si individua meglio la catenella nella quale entrare. Questa è un'altra. Questa è un'altra. Vai. Ancora. Appiattiamo di seguito, così, non è proprio in mezzo alla catenella, è la fine, così, bene, è carina come tubolare viene poi, così. Avanti, eccoci qua, ancora, 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 mi sono preso bene, ma non fa niente, tanto uno non fa difficoltà, così, questa piccola, quest'altra uguale, attenzione, non mi devo far ingannare, perché questa è speciale, speciale sta cosa fatta così, per ingannare. Le catenelle si vedono o non si vedono e mi sa che già ci sono caduta. È vero o no? E allora facciamo così. Arriviamo dove è più largo. Tanto non ci si rimette niente. Una o due infilate sbagliate. Ecco qua. Allora. Dunque, eravamo partiti da quel fatto della parte larga, vero? Sì. Ebbè,
Così. Forse va meglio. Ancora c'è questa. Forse questa avevo saltata, sì. Eccolo. Eccola. Eccola. Ancora. Ancora. Oppela. Dentro la catenella, dentro proprio così, senza saltarne una, se no avete visto com'è ingannevole la procedura. Infilatura più che altro. Queste si nascondono quando sono piccole, quando vengono piccole. Ecco, per esempio questa non me la devo lasciare scappare. Ancora qua. Poi qua. Poi appiattiamola così. Eccola. Eccola, ancora questa, eccomi dopo, questa così, allora, altro pochetto, ne facciamo un altro po' perché già si vede il lavoro, si vede benissimo, poi allungarlo e quello che uno deve fare. Si viene sempre in tempo, no? Sto bel colore. Questo lo trovo bellissimo, sto colore. Ecco qua, non farsi sfuggire, lasciarsi sfuggire quelle che si va dritti, ecco, e si imboscano le catenelle. Ancora. Ok. Sì. Ok, qua, quando giriamo, attenzione. Ancora. Ok. Quella piccola, dove sta quella piccola? Eccola qua. Dunque, come mi dicevo, così, questa è piccola, avanti, avanti, avanti. Ricordate, via catenella e filetto sotto. Questa è piccolissima, adatta proprio allo scopo, scapparsene, fuggire via, sfuggire. Così. Un'altra. Un'altra. E adesso finiamo, va bene? Perché tanto il lavoro si vede. È ripetitiva la cosa, eccola qua, vedete? Sì, è venuta bella, carina, e si sono mantenute le 10 catenelle. Sono 10 catenelle, sembra schiacciato, ma non è. Ed è uguale a questo campione che ho fatto vedere alla fine, uguale. È lo stesso lavoro, identico, come potete vedere. Se lo si schiaccia si vede meglio. Questo risalta di più perché il filo è leggermente più grande e poi ha un altro colore più brillante, ma è lo stesso. Per cui vi saluto, io continuo e vedrò che cosa devo fare con questi lavori. Ciao!
Ciao a tutti.